Chi l'ha detto che influencer e youtuber non corrono rischi? Anzi, per alcuni versi, gli influencer e gli youtuber corrono molti più rischi rispetto a un lavoratore classico o a un lavoratore dipendente. Ed in questo video andremo a vedere insieme quelli che sono i rischi effettivi che corrono questa categoria di professionisti e quali possono essere le contromisure assicurative che questi professionisti devono adottare. Ciao e benvenuto in questo video. Per chi ancora non mi conoscesse, io sono Daniele Stroppiana, sono un consulente assicurativo e sono l'assicuratore senza sorprese. Il mio invito, come al solito, se non l'hai ancora fatto, è quello di cliccare su iscriviti e sulla campanellina per restare sempre aggiornato in merito ai video che andrò via via a fare. Ma ho aperto questo video parlando di una categoria particolare, una categoria che spesso e volentieri viene vista quasi come se non fosse un lavoro, perché la maggior parte delle persone forse ignora quello che ci sta dietro al fare dei video. Che siano questi dei video divertenti o che siano invece dei video professionali, ore e ore di studio che magari ci sono da fare dietro all'argomento di cui parlare. Per non parlare poi degli eventuali costi di struttura delle persone o comunque le ore di lavoro collegate ad un buon montaggio. Ma tornando a noi, quello che posso fare e che so fare molto bene è analizzare quelli che sono i rischi che corrono influencer, che siano questi di Instagram, di YouTube o di qualunque canale social. Analizziamo velocemente quella che è la vita di una persona, un professionista che sta dietro una videocamera, una fotocamera. Da dove guadagna soldi? In quale modo riesce ad utilizzare la propria persona o il proprio viso, il proprio corpo e così via per guadagnare soldi? E soprattutto qual è poi il tenore di vita, lo stile di vita che va a mantenere, a portare avanti e che magari deve portare avanti per poter essere sempre sull'onda della ribalta. Prendo un esempio banale di una qualunque bellissima ragazza presente su Instagram che magari va a fare da sponsor per una casa di gioielli o per delle cure dimagranti, per delle creme, per qualunque tipologia di prodotto o servizio. Ecco, se dall'oggi al domani questa ragazza, questa influencer, non potesse più fare tutti quanti video per via di una malattia, per via di un infortunio, per qualunque tipo di ragione, e quindi non potesse più mettere a disposizione il suo corpo, il suo volto, la sua comunicazione per vendere un qualche cosa e quindi per vendere dei prodotti e guadagnare, avere un tornaconto a livello economico? Se questa dall'oggi al domani si dovesse trovare impossibilitata, come farebbe a guadagnare? Stesso discorso potrebbe valere per esempio per delle attrici, perché se non potessero più recitare per malattie o infortuni sarebbe un gran problema per il loro reddito. E lo stesso esempio vale anche per gli uomini. Mi riferisco per esempio a quegli uomini che fanno attività fisica o sportiva e che la pubblicizzano, fanno delle dirette collegate al dimagrimento. Per non parlare poi degli youtuber che sono magari in diretta non 24 ore su 24, ma che pubblicano 1, 2, 4, 10 video al giorno e che quindi guadagnano sia dalla pubblicità di YouTube che magari dagli utenti, dalla vendita di corsi, di videocorsi e quant'altro. Ecco perché ho fatto questo video collegato a questa categoria professionale molto particolare, perché essendo una categoria professionale nuova, loro stessi, essendo per lo più giovani, dai 18 ai 25 anni, è scoppiato il boom, c'è stato il boom di questa categoria professionale e sempre più persone guadagnano una parte del loro reddito o tutto il loro reddito collegato ai social. Ma se dall'oggi al domani, come dicevo, dovesse capitarti qualcosa, e quindi mi rivolgo direttamente a te, influencer o youtuber, o persona professionista che guadagna dai social come sponsor, come vendita di servizi e prodotti, sei assicurato per i giusti massimali? E quindi puoi dire di poterti dire realmente tranquillo, sereno e lontano dalle brutte sorprese? Se così non fosse, io sono a tua disposizione e attraverso una consulenza personalizzata possiamo trovare e analizzare per te quello che è il giusto piano assicurativo per la tua situazione per metterti al riparo da ogni brutta sorpresa.